Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, in questo video andiamo a toccare qualche tasto dolente perché ho scoperto e provato un po' di prodotti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che insomma, non mi hanno fatto proprio così impazzire o comunque hanno un po' deluso le mie aspettative. E niente, direi di parlarvene subito così andiamo a scoprire perché questi prodotti finiscono un po' nella categoria bocciati. Allora, da cosa iniziamo? Qui c'è un misto di skincare, creme corpo, acque profumate. Sì, essenzialmente sono questi prodotti. Allora, vabbè, partiamo da lei perché qui c'è un doppio dolore perché avevo preso l'acqua profumata di Acquolina Vaniglia Gourmand. Ero molto curiosa di provare anche questa acqua profumata in questa versione alla vaniglia. Mi è caduta dal mobile in alto e quindi si è staccato il tappo e fuori è uscito tantissimo prodotto. Ormai la sto terminando perché ne manca poca e fate conto che era arrivata qui, quindi la sto terminando. Devo dire che nel dolore dell'aver appena preso un prodotto e del vederlo andare via così, in questo modo, dico almeno per fortuna è successo a quest'acqua profumata che comunque non ricomprerei perché ho dato a questo punto la testa, la provo e se proprio mi piace la ricompro. Acquolina adesso io la trovo anche da Piume, che era l'Ipersoap, altrimenti si trova online. Devo dire che non è quella vaniglia che mi sarei aspettata da Acquolina che ha queste profumazioni super belle e dolciose. Mi aspettavo proprio una vaniglia da dolci, non so, tipo una vaniglia quella di Alice Ashley. Invece non è così, secondo me, buona per quelli che sono i miei gusti. È come se rimanesse sempre una nota quasi un po' alcolica in questa acqua profumata. E quindi resta una vaniglia non pienamente dolce, non la riesco a apprezzare al 100%, non che sia un'acqua profumata terribile che non riesco a utilizzare e terminare, però non è neanche proprio quella vaniglia che piace totalmente a me, quindi non la ricomprerò assolutamente. Per fortuna almeno è rimasto quel po' per riuscire a provarla e utilizzarla, e quindi adesso so che non è proprio la vaniglia per me. Decisamente preferisco senza dubbio zucchero a velo di Acquolina. Se cercate proprio un'acqua profumata dolce, proprio con un profumo dolce, che sia anche da base proprio per tanti profumi poi dolci, quella è meravigliosa, veramente al momento è la mia preferita di Acquolina. E la vaniglia mi ha un po' delusa, quindi boh, a questo punto era meglio proprio non prenderla, tra che è caduta e non mi fa neanche letteralmente impazzire. Niente, va bene, è andata così e per fortuna è successo con un profumo, un'acqua profumata economica, quindi d'ora in poi starò attenta a non appoggiarla nel mobile in alto perché poi sono sbadata e quindi mi cade. Già che ci siamo, allora dai, passiamo a parlare anche di un'altra acqua profumata. Questa è stata una delusione che mi ha fatto un po' male, devo dirvi la verità, perché ho preso veramente convinta quest'acqua profumata di Sol de Janeiro, la numero 59, che è una delle ultime uscite in linea permanente, perché hanno la numerazione, poi ne sono uscite un po' illimited. Io ancora con Sol de Janeiro non ho capito se è nato l'amore, tendenzialmente ancora per pochi prodotti. Il prodotto che mi piace di più in assoluto oggi è, scusate se sentite dei rumori, ma ci sono a casa i bimbi, quindi ovviamente devo registrare con loro e niente, fanno un po' di compagnia, quindi se chiacchierano un po' poi si sentono. Allora, dicevo che di Sol de Janeiro il mio prodotto preferito è assolutamente il balsamo labbra, che è anche un profumo spaziale. Quello è proprio secondo me ad oggi il miglior prodotto in assoluto di Sol de Janeiro tra quelli che ho provato. Poi ho voluto, dopo le creme corpo che non mi hanno fatto impazzire, dare una chance alle acque profumate e io sto continuando perché poi mi viene sempre voglia ogni volta che ne esce una nuova di provarle, però non ho ancora trovato l'acqua profumata della vita. Sicuramente la Rio Radiance, vi ho detto, non è affatto male perché è comunque un'acqua profumata estremamente estiva, che ha proprio quei sentori di crema solare, sì, proprio di crema solare, mare, spiaggia, quindi è
è buona, però non ha nulla di eccezionale rispetto anche ad altre acque profumate che hanno la stessa profumazione, come quella di Bottega Verde, ve l'ho detto, Altiare. Poi adesso ne ho scoperte altre, di cui una di cui vi devo assolutamente parlare. Non so, anche quella di Nuxe. Anzi, rispetto ad esempio a quella di Nuxe, a quella di Bottega Verde, poi ad una favolosa di cui vi dovrò parlare, state connessi perché ci saranno anche delle chicche pazzesche. Questa ha anche una persistenza su di me molto inferiore. Le altre restano di più, questa svanisce anche abbastanza in fretta, quindi sì, buona, ma non sono svenuta, ecco. Per la 59 avevo delle grosse aspettative perché da come ne avevo sentito parlare avevo capito che era un'acqua profumata proprio dolciosa, ecco, mi aspettavo un qualcosa tipo zucchero a velo di Acquolina, siamo sempre lì, era quella un po' la mia aspettativa. In realtà invece questa è un'acqua profumata che non so, allora ha delle note di vaniglia, orchidea, violetta, zuccherina e sandalwood che non mi ricordo adesso che cos'è. Allora, non è una cosa anche qui terribile, non posso proprio descriverla come terribile, però a me non dice niente, ma proprio niente questa acqua profumata. Ha la persistenza poi più bassa, probabilmente, tra le acque profumate che ho perché mi svanisce veramente dopo pochissimo. So che alcune la amano tantissimo, ma anche alcune di voi, perché ve l'ho detto anche su Instagram, alcune di voi mi hanno detto no, è una delle mie preferite di Sol de Janeiro, altre come me invece mi hanno detto anche a me non è piaciuta molto. Allora, a parte che appunto io non sento queste note dolci, però forse era sbagliata la mia aspettativa, ecco, perché comunque c'è anche l'orchidea, questa nota un po' fiorata, però vaniglia, violetta, zuccherina, sì, forse è stemperata tanto da queste note un po' fiorate. Non è che sia un profumo che dico non mi piace, è un profumo proprio che non mi dice niente e che io già adesso faccio un po' fatica a sentire. C'è proprio una nota molto molto leggera alla base di vaniglia, ma che percepisco proprio un attimo e poi va via, e su di me poi non dura proprio. Già, io non la sento più. Veramente ha una persistenza proprio bassissima. In più, la profumazione non è così particolare, non è dolce come sarebbe stata nelle mie aspettative. Non lo so, non mi dice proprio niente. Poi non la sento dopo pochissimo. Non riesco assolutamente ad apprezzarla in pieno, anzi, mi ha deluso tantissimo, veramente tantissimo. Anche se vi posso dire che trovo, anche se la persistenza è pressoché nulla sulla mia pelle, ma se magari su di voi persiste un pochino di più, trovo che si sposi abbastanza bene con Vanilla 28 di Ed Cajón. Effettivamente, secondo me, queste due profumazioni ci stanno abbastanza bene insieme. Trovo che sia una base abbastanza azzeccata per Vanilla 28, perché ora vi posso dire che Vanilla 28 è un profumo che ha questa base di vaniglia, però anche qui Cajali non ha proprio quelle profumazioni, almeno per quello che ho provato fino adesso, vedendo anche con pistacchio gelato e con altre profumazioni che avevo provato in tester. Adesso ne devo ancora provare due, mi sembra, delle nuove. Non ha proprio quelle le profumazioni un po' gourmand che piacciono a noi, che amiamo i profumi proprio dolciosini, la vaniglia di Alice Ashley, zucchero a velo di Acquolina. Ecco, se amate quel genere, secondo me Vanilla 28. Non vi, Vanilla 28 in generale, le profumazioni di Cajali, per quello che ho provato fino adesso, non ci soddisfano particolarmente. Al momento Vanilla 28 resta comunque il profumo migliore che ho provato di Cajali e questa ha una persistenza che è pazzesca, veramente su di me dura tantissimo, lo sento tantissimo. Il punto è che è proprio una vaniglia un po' talcata, quindi è quella base leggermente dolce, ma che di base ha un po' quel sentore talcato di pulito. Quindi comunque avete un'ottima profumazione, eh? Sapete di pulito, di talcato, di buono. Però ecco, non è anche qui la vaniglia dolciosa. Dipende qua che cosa uno cerca. Non mi dispiace, non mi dispiace Vanilla 28, però non comprerei la full size, non è neanche il profumo che mi ha rubato il cuore. Sicuramente apprezzo la persistenza che è pazzesca. Questa di base secondo me ci sta abbastanza bene.
perché ha questa anche lei vaga reminiscenza di vaniglia alla base, ma veramente che si sente poco, forse anche con leggermente un qualcosa di talcato l'avverto, ma poco poco. Però insieme secondo me si sposano abbastanza bene, anche perché questa poi su di me non persiste nulla, quindi questa gli dà un po' di botta. Però ecco, trovo che siano abbastanza complementari, le sento bene il layering, ecco, però questa sicuramente io non la riacquisterò più, non ci penso proprio, non mi soddisfa. Poi vi avevo detto che come acqua profumata non mi piace, ve lo confermo, la sto utilizzando anche per profumare un po' il bagno, cocchiglia di cocco e vaniglia di Bibotica La Rosa Canina, non mi piace purtroppo, è proprio una combinazione di cocco e vaniglia che io trovo quasi, ecco qui quasi al limite un po' del fastidioso, perché non sento la vaniglia, è un cocco distorto, strano, non è la profumazione, io mi aspettavo un cocco lattonico, mamma mia, proprio non mi piace, no, io non so dirvi neanche bene, sì, la vaniglia non la sento, sento questo cocco, ma strano, come se fosse un cocco chi molto chimico, con delle note proprio per nulla piacevoli, dico, lo sto utilizzando come profumatore per ambienti, non mi piace assolutamente. Sapete che non mi ha colpito tantissimo neanche Cookies, l'acqua profumata Cookies di questa linea di Bibotic, però quella la voglio riprovare un po' più avanti perché è anche una profumazione sicuramente un po' più autunnale invernale, quindi non mi azzarderei troppo presto a dire non mi piace del tutto. Poi, alternando un pochino, vi dico che ma ho questa crema mani di CeraVe, la Reparative Hand Cream, crema mani riparatrice, la sto utilizzando, infatti è anche a buon punto, questa è senza fragranza, con tre ceramidi essenziali acido ialuronico, ceramidi, un po' insomma come la linea anche viso di skincare di CeraVe. È una crema, qui vi dico, senza infamia e senza lode, non è un vero bocciato terribile, la utilizzo senza grossi problemi, però non è neanche una crema che una volta terminata ricomprerò perché idrata un pochino, sul momento mi lascia le mani anche un po' più morbide e idratate, però neanche così a lungo, considerando che siamo in estate e adesso le mie mani non sono assolutamente così secche come in inverno. La cosa che poi proprio mi piace poco è che una volta che l'ho massaggiata, mi dà proprio quella sensazione un po' di appiccicume sulle mani che non mi piace tanto. Ripeto, non è terribile, non è neanche una crema mani che mi ha colpito e vi direi compratela perché è pazzesca e stupenda. Non so, basta, una volta finita la lasciamo lì dov'è, non la ricomprerò più. Poi, allora, io sto utilizzando questo siero di Uriage, il Body Derm Sika Daily Serum. Vi avevo già accennato, vi avevo già detto che non è che a me piaccia così tanto. Ora poi fa molto caldo, quindi tutto sommato lo utilizzo senza grossi problemi. È un siero riequilibrante, rinforzante, vabbè, mille cose. Che ha una base essenzialmente acquosa, molto leggera, quindi ripeto, in questa stagione leggero, poi ci applico sopra la crema, resta un po' quell'effetto di appiccicoso, non estremo, ma un pochino, con sopra la crema, poi ripeto, non mi dà grossi problemi, va bene, è leggero, non mi appesantisce troppo la base, quindi lo sto utilizzando, però non mi ha fatto impazzire, non lo ricomprerei, è veramente poco poco idratante, se avete già un pochino la pelle più secca o se lo utilizzate in un altro periodo dell'anno, secondo me questo siero vi lascia proprio la sensazione di pelle che tira, poco poco idratata, quindi a me non ha colpito, poi qui è sempre soggettivo perché so che ad alcune persone invece anche questo prodotto piace tantissimo. E sulla stessa scia mi ha deluso un po' anche il contorno occhi di Uriage Thermal Water Eye Contour Cream, è praticamente il contorno d'occhi a base d'acqua. Ora io l'ho preso ovviamente nell'ottica dell'estate, quindi pensandolo come un contorno occhi molto leggero ed effettivamente mi aspettavo questo tipo di texture perché è praticamente un gel fresco e molto leggero, però questo eccessivamente, nel senso che una volta massaggiato, poi un po' come per il siero, e tra l'altro io poi avevo preso insieme al contorno occhi anche il nuovo siero all'acido ialuronico di Uriage, che a questo punto metterò in uso
a breve, ma temo già che sarà super appiccicoso, perché mi dà proprio l'idea che questi prodotti di Uriage a base, penso anche questo di acido ialuronico, non c'è scritto, però vabbè, dice che dovrebbe andare a ridurre, sì, poi vabbè, le occhiaie, vabbè, magari dona un po' di freschezza, ecco, quello sì, però antirughe, no, assolutamente no. Tendono ad essere tutti prodotti molto appiccicosi e quindi mi danno proprio l'effetto di pelle che tira. Ora poi il contorno occhio è quella zona che necessita sempre più di idratazione, di un'idratazione un po' più ricca rispetto al resto del viso, e un prodotto così a me dà un po' fastidio, perché anche adesso col pieno caldo comunque sentire la zona che un po' tira non mi fa proprio impazzire. Poi ripeto, io non ho un contorno occhi adesso iper mega secco, particolarmente non posso dire proprio un contorno occhi segnato, quindi non ha tutte queste esigenze, soprattutto in questa stagione estreme riesco a farlo funzionare, però secondo me non è granché. Si possono trovare delle texture in gel fresche, leggere, che comunque donano un po' più di idratazione. Mi viene in mente assolutamente l'altro contorno occhi che sto utilizzando, quello di Sephora Collection, il Brightening Eye Cream, che è una sorta di crema gel fresca, leggera, illumina tantissimo, resta veramente leggera, però mi dona più idratazione e non mi resta l'effetto appiccicoso. Questo appiccica e proprio mi dà l'effetto di contorno occhi che tira, proprio che tira. Quindi terminato questo, non lo ricomprerò. Adesso metto in uso anche il siero, l'acido ialuronico, perché mi sento già che anche quello sarà un disastro. Poi, restando sempre a questo punto sul tema skincare, vi avevo anche qui già accennato che non mi è piaciuto il Hyaluron Specialist Concentrated Jelly, questa sorta di sieri. In realtà sono appunto dei concentrati in gel, booster di idratazione sulla linea del Mineral 89 di Vichy, quindi queste sono praticamente dei dupe più economici. Infatti, io praticamente trovo che sia esattamente un po' la stessa cosa: hanno questa formulazione in gel, leggerissima, fresca, assolutamente, però restano iper mega appiccicosi. Questo mi resta ancora più appiccicoso di lui, infatti lo sto utilizzando più che altro sul décolleté. Non mi idratano nulla, perché quando sono così appiccicosi io sento la pelle tirare, quindi a me danno fastidio. Poi è vero che mettendo la crema un po' la sensazione passa, però di base non mi piace. Quindi ok, che fa caldo, ok, che è una texture molto leggera, però io proprio non apporto, non trovo beneficio da questi prodotti, mi danno quasi invece una sensazione poco piacevole sulla pelle, non li apprezzo particolarmente. Qui ci dividiamo tra chi li ama follemente e chi come me invece non riesce ad apprezzarli. Quindi qua sappiate, se vi piace il Mineral 89 di Vichy, provatelo, perché secondo me questo è un bel dupe. Se non vi piace il Mineral 89, state lontani anche da questo. Io l'ho trovato su Notino, se vi può interessare, perché non l'ho mai visto in negozio. Ragazze, che delusione, questa veramente pesante, ma pesante, perché è un prodotto che costa tantissimo. Poi per fortuna io l'ho preso con una confezione natalizia che viene al 50% di sconto, però pensando al prezzo mi sento male. E anche qui io so che è amatissimo, ma a me non piace. Dimiamo il siero al glutatione. È un siero antiossidante antirughe. Io non posso veramente comprendere come possano costare così tanto questi prodotti e oltretutto non avere delle texture pazzesche, super lussuose, super piacevoli, che veramente ci sono rimasta di un male che non potete crederci. Allora, innanzitutto, meno male che l'ho messo in utilizzo adesso, perché io vedendo il packaging così bianco pensavo che fosse un siero lattiginoso e quindi io super convinta che fosse un siero ricco e quindi ho detto lo tengo per l'inverno. Poi ho visto invece che si muoveva un po' e quindi ho detto ma no, ma forse questo è il vetro, la plastica, non è vetro, la plastica esterna che è fatta così. Mi è venuta la curiosità, ho detto vabbè, proviamolo. E infatti, questa è la texture. È un gel trasparente che, se vogliamo, anche qua ricorda un po' lo stile Mineral 89 di Vichy, perché è questo gel a base d'acqua, leggero, freschissimo. Io mi aspettavo un siero lattiginoso, coccoloso, pazzesco per questo inverno, invece mi trovo questa texture in gel acquosa che a me ricorda tutta questa serie di sieri, che rimane appiccicosa, non mi idrata e mi fa tirare la pelle.
Io non ci posso veramente ancora credere, ma a me personalmente non piace, non mi piace. Non so cosa dire, io ci sono rimasta veramente malissimo, però ripeto, poi qui siamo nell'ambito della soggettività più pura, perché so che una marea di persone amano follemente questo siero, uno dei più rinomati del brand. Sarà che avevo tutte altre aspettative, mi aspettavo un altro tipo di prodotto, non lo so. Per me non vale minimamente comunque il prezzo, non lo ricomprerei assolutamente, non a quel prezzo, non è comunque il genere di prodotto che mi piace. Poi adesso ovviamente, non so, lo dovrò utilizzare tutto per dirvi se ho visto dei miracoli sul mio viso, credo poco nei miracoli, diciamo che in primis io devo vedere e sentire dei benefici comunque già nel mentre che utilizzo il prodotto, mi deve piacere la texture, devo sentire la pelle o idratata o nutrita a seconda del tipo di siero o illuminata. Questo io proprio non lo trovo neanche un prodotto che mi lascia la pelle in stato di comfort. No, ma se avessi saputo che era una texture così in gel, non l'avrei neanche preso perché mi sarei aspettata già che non potesse non piacermi perché non è il genere di prodotto che piace a me solitamente e niente. Comunque a me non piace minimamente. Vabbè, è andata così, però ci sono rimasta proprio male perché mi aspettavo tutt'altro. Terminando a questo punto con la skincare, l'ultimo prodotto è skincare, poi finiamo con i prodotti per il corpo profumosi. Non mi piace il tonico di Origins Mega Mushroom Relief Resilience, questo trattamento lozione lenitiva, è questa lozione tonico acquosa. Proprio acquosa, è acqua, non è idratante, non è lenitiva, mi lascia la pelle appiccicosa, non mi dà assolutamente una sensazione di comfort, di benessere. È proprio quel tonico che lascia la pelle, non anche in stato di comfort. Lo sto utilizzando, fortunatamente, vabbè, qui ho una piccola taglia perché avevo preso un cofanetto di Origins. Anche qui ero molto attratta da questo prodotto perché poi leggendo Soothing, lenitiva, mi aspettavo chissà che. Vi dico solo che poi ultimamente ho scoperto invece dei tonici anche super economici, pazzeschi. Ve ne dovrò assolutamente parlare. Questo trovo che non sia nulla di che, niente, lo sto utilizzando giusto per rifinire un po' la pulizia del viso dopo la doppia detersione, ma non mi piace particolarmente, non fa nulla di che, acqua fresca, non mi lascia neanche la pelle un pochino più idratata, niente. Quindi ecco, non lo ricomprerei. Allora, tornando a parlare di creme corpo, purtroppo qui devo bocciare tutte e tre queste creme corpo che avrebbero dovuto profumare di cocco, ma qui il cocco ha deciso di non farsi sentire molto. Questa è dell'erboristica, velluto antidratante, olio di cocco e monoi addirittura, quindi questa o almeno se non di cocco, di non so, solare, qualcosa di simile avrebbe dovuto profumare. Invece io trovo che questa crema non profumi né di cocco né di monoi né di nulla. Sì, no, ha questo leggera profumazione, ma non specifica e assolutamente non di questi, insomma, di quello che ci sarebbe aspettato appunto di cocco e di monoi. Questa, tra l'altro, ha una texture che ha un pochino da massaggiare, tende un pelino a fare un pochino di sce bianca, poi tutto sommato però non è male, sa, come crema perché mi lascia la pelle veramente poi morbida, idratata, vellutata, questo lo devo dire, quindi la sto comunque utilizzando volentieri, anche tanto usata questa. Però ecco, io l'avevo presa perché avevo letto cocco e monoi, non sa di cocco e monoi. No, ha una, sì, c'è un profumo. Ma non di cocco monoi. Idem, Giardino dei Sensi, crema corpo nutriente, pelli secche, cocco e burro di cacao. Allora, questa crema corpo ha una texture stupenda, molto bella, mi piace tantissimo, si assorbe immediatamente, anche lei ha tutte quelle caratteristiche che insomma ormai sapete che ricerco in una crema corpo, mi piace un sacco. Però il profumo di cocco è non pervenuto, quindi queste sono assolutamente bocciate per la profumazione. Questa, come vi ho detto, quella di prima, un pelino è da massaggiare, quindi mi piace leggermente meno il fatto di doverla massaggiare un attimo, però poi è buona. Questa invece è favolosa, come texture mi piace da matti, quindi la utilizzo comunque super volentieri.
Peccato, peccato, non sappia per niente di cocco, ha proprio un profumo neutro, non sa assolutamente di cocco, quindi se volete una buona crema a un piccolo prezzo, comunque questa è ottima, come texture è super consigliata, però non vi aspettate la profumazione di cocco o burro di cacao, nulla di tutto questo, ecco, l'immagine e la scritta ingannano parecchio perché poi ha un profumo abbastanza neutro di crema. Se non vi piacciono tanto le profumazioni, invece vi potrà piacere. Infine, la terza bocciata delle creme al cocco che non sanno di cocco è questa di Kylie Skin, la Coconut Body Lotion. Tra l'altro avevo sentito in negozio anche quella alla vaniglia. Quella alla vaniglia non vaniglia e quella al cocco non cocca, perché non ci siamo assolutamente con le profumazioni. Peccato perché la texture di queste creme è molto bella, è veramente molto molto bella anche questa, nessuna patina, si assorbono bene, idrata molto bene questa crema, ottima, è una crema di per sé ottima, però giustamente la prendo anche perché c'è scritto Coconut Body Lotion, non mi sa di cocco. Ci resto male e così so che appunto la crema corpo l'ho proprio sentita anche il bagno doccia, bagno schiuma, so che non sanno assolutamente di vaniglia. Peccato perché, ripeto, la texture è stupenda di questa. Questa è proprio una crema bella, morbida, idratante, nutriente che lascia la pelle super liscia, vellutata. Peccato per la nota della profumazione. Comunque non sono dei bocciati. Bocciati, perché ripeto, sono dei prodotti pazzeschi, comunque delle texture meravigliose, soprattutto lei ha una texture veramente meravigliosa, ma ripeto anche questa dei Giardini d'Essenza è una bellissima texture, però per le profumazioni ci sono rimasta proprio tanto male perché mi aspettavo un'esplosione di cocco, e invece niente, anche perché che mi manca. Anche rispetto al video su tutte le mie creme estive preferite, forse me ne manca una proprio che sappia di cocco cocco, anche da abbinare bene le acque profumate al cocco. E niente, con queste tre direi che non ci siamo. E terminiamo con l'ultima delusione di questo video, anche qui per la profumazione. Questa linea di Pupa Fruit Lovers alla papaya bio. Purtroppo non mi piace granché, perché mi aspettavo una profumazione proprio tropicale, che sapesse proprio di frutto tropicale. Ha un sentore leggero di questo profumo. Adesso io non so esattamente la papaya di che cosa profumi, però io mi aspettavo qualcosa tipo anche al mango, non so perché, qualcosa di quel genere. E invece c'è un leggero profumo. Qualche frutto tropicale, però molto leggero, che si perde anche molto in fretta, non è una nota ben definita, comunque ben lontana dall'acqua profumata al mango che di Sephora Collection o di altre acque profumate ai frutti tropicali, e si è già persa, e mi dura veramente anche qui il tempo di un attimo, queste due acque profumate svaniscono praticamente subito su di me, si perde quasi subito la profumazione, non mi durano veramente nulla. Però non mi piace neanche proprio all'inizio la profumazione particolarmente. Non è tremenda, non è come quella cocchiglia di Bio Boutique. Però è proprio una profumazione che, boh, sì, ha una leggera nota tropicale, non è dolcina. Non mi piace particolarmente. E la crema corpo, idem. La texture delle creme corpo di Pupa. Mi piace, si assorbono bene, non sono grasse, unte pesanti, non fanno scia, ottime, perché io ho anche la versione al cappuccino delle Breakfast Lovers di questa linea, di cui mi spiace non aver preso anche altre versioni, chissà se mai magari le troverò anche quella al latte caldo, mi sarebbe piaciuto il croissant, comunque quella al cappuccino, questa linea mi piace molto, questa sa proprio di caffè. Mamma mia, è un'esplosione di un cappuccino dove sento tanto le note del caffè e al mattino, ve l'ho detto tante volte, è super piacevole, basta proprio quell'ebbrezza del caffè che mi sveglia un attimino, ottima. E la texture delle creme corpo è promossa per entrambe, di questa mi piace anche sempre la profumazione che è identica all'acqua profumata, di questa la profumazione non mi piace, tra l'altro è pure una versione più grande perché qua sono 200-400 ml, devo dire i pack anche molto belli. Per fortuna la texture mi piace, quindi comunque è la cosa essenziale. Diciamo che sicuramente nel tempo le creme corpo di Pupa le ricomprerò perché mi piacciono, è tipo una lotion leggera che si assorbe molto molto bene.
fantastiche, mi lasciano anche qui la pelle abbastanza idratata, nulla da dire, però profumo di papaya, nella crema corpo la sento ancora meno, proprio non sento niente praticamente, non mi ha assolutamente soddisfatto, a differenza della linea del cappuccino, questa la papaya bio, non mi dice proprio nulla come profumazione, non avverto il frutto tropicale. Questo. Finito, queste sono le mie delusioni per oggi, non sono neanche poche, eh? Alcune sono state anche belle toste, quindi fatemi sapere, insomma, per consolarmi un attimino, se avete qualche bocciato, qualche delusione anche voi da segnalarmi. Io per il momento vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!